Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Signor Presidente della Repubblica, a nome del Corpo Diplomatico accreditato presso la Repubblica Italiana, che ho qui l'onore di rappresentare nella veste di decano, sono ben lieto di esprimerle le più deferenti auguri per le prossime festività natalizie per l'inizio dell'anno nuovo. Il nostro tradizionale incontro con lei rappresenta, onorevole Presidente, l'occasione per indirizzare l'intero popolo italiano e al Governo le nostre espressioni di stima e di amicizia unitamente ai voti di prosperità per un sempre maggiore crescita umana, spirituale ed economica della nazione. Signor Presidente, l'intero pianeta sta attraversando un momento di storico importanza dove innumerevoli cambiamenti stanno modificando gli assetti. Le conseguenze del cambiamento climatico si avverte già in tutti i continenti. I problemi da affrontare sono diversi da paese a paese e come da regione a regione, e trasformando la vita di ciascuno di noi. Colpiscono infatti le nostre fonti di vita, il cibo, l'acqua, la nostra stessa salute. Per tale emergenza occorre la collaborazione delle nazioni e la solidarietà di tutti per trovare accordi e soluzioni efficaci ed eque. Signor Presidente, l'Italia eccelle per la presenza di ricercatori e scienziati in grado di trovare percorsi e giuste soluzioni a tali problemi. A questo proposito vorrei ricordare la visita fatta all'azienda aerospaziale Avio insieme ai colleghi del Corpo Diplomatico nello scorso mese di ottobre. Questa azienda opera nel settore dei lanciatori di satelliti per la comunicazione e l'esplorazione spaziale. Essa è in fior all'occhiello per l'Italia. Attraverso i satelliti siamo in grado di conoscere, meglio che nel passato, molto del mondo che ruota intorno a noi e del nostro stesso pianeta. Le immagini e le informazioni dallo spazio ci invitano ad applicare con urgenza le conoscenze acquisite e le nuove tecnologie sostenibili in tutte le parti del mondo, anche nelle nazioni più povere. Soltanto un'azione solidale che coinvolga tutti, senza eccezioni, porterà i frutti desiderati. Un settore delicato è importante e altresì quello delle energie alternative. Anche in questo l'Italia ha già avviato con particolare attenzione percorsi specifici. A questo proposito mi permetto di ricordare il suo intervento tenuto ad Arezzo per l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, dove lei ha menzionato la necessità di uno stretto legame tra comportamenti civili virtuosi e decisioni di governo adeguate. Ha ricordato poi, solo per citarne alcuni, gli ambiti specifici del ciclo dei rifiuti, dell'energia pulita, della riduzione dei materiali inquinanti e della riqualificazione delle periferie. Sì, come lei giustamente osserva, solo tenendo insieme crescita culturale e progresso scientifico riusciremo a realizzare quanto richiesto da questo passaggio storico. Signor Presidente, è palese che per risolvere le sfide epocali del momento ed assicurare un futuro sicuro, sereno e dignitoso alle prossime generazioni sia necessario ascoltare anche la voce dei giovani. Papa Francesco, nella sua recente visita in Giappone, ha rammentato che quando la comunità internazionale ha difficoltà a rispettare i propri impegni per proteggere il creato,
sono i giovani che sempre più parlano ed esigono decisioni coraggiose. Sono essi, infatti, che ci sfidano a considerare il mondo non come un possesso da sfruttare, ma come una preziosa eredità da trasmettere. A loro dobbiamo risposte vere, conclude il Pontefice, non parole vuote, fatti, non illusioni. Signor Presidente, nel formulare auspici per un futuro nel quale abbia stabile dimora la pace e il rispetto per il creato, e nel rinnovare le nostre gratitudine per questo incontro, auguriamo a lei, al popolo italiano, giorni sereni e prosperi per il nuovo anno. Grazie. Prende la parola il Presidente della Repubblica. Eccellentissimo Decano, signor Ministro, signori Presidenti di Commissioni parlamentari, signore e signori ambasciatori, giovani diplomatici, desidero ringraziare il Decano per le sue parole così cortesi e attente e di cambiare calorosamente gli auguri che per il suo tramite avete rivolto all'Italia e a me personalmente. Ve ne sono riconoscente, così come lo sono per il servizio prezioso che prestate alle ragioni del dialogo tra i vostri paesi e l'Italia con il vostro impegno quotidiano. L'anno che si va chiudendo ha riproposto in forma sempre più pressante alcuni interrogativi ai quali la comunità internazionale fatica a fornire risposte convincenti, adeguate alla natura delle sfide che la condizione odierna dell'umanità presenta. Al tempo stesso, conflitti e tensioni alimentano una crescente instabilità, minando la capacità di efficace cooperazione. L'ordine internazionale, fondato sulle macerie delle esperienze dolorose del Novecento, segna il passo con l'affacciarsi di una tendenza alla inversione della gerarchia tra valori universali e pretesi interessi nazionali. Il risultato paradossale è quello dell'affievolimento di una governance mondiale, malgrado ci si trovi di fronte a un processo di globalizzazione sempre più intenso, con i suoi effetti profondi ed evidenti di natura non soltanto economica, ma anche sociale e culturale. La difficoltà di gestione di questa fase di accentuata interdipendenza, anziché indurre, come dovrebbe, a una seria riflessione su come affrontarla insieme, provoca fenomeni di rigetto, prese di distanza e fiducia illusoria nella possibilità di rifugiarsi nella protezione solitaria delle proprie comunità. Tutto questo in presenza di fenomeni di dimensione planetaria. In primo luogo, occorre evidenziare la diffusa presa di coscienza riguardo l'esigenza di difendere l'ambiente, anche sulla spinta di un movimento giovanile straordinariamente vivace ed esteso. Una presa di coscienza che deve tradursi ora in convinta e concreta operatività. Mai, dalla firma dell'Accordo di Parigi ad oggi, l'attenzione della comunità internazionale, dei media, delle associazioni come di singoli individui riguardo la salute del nostro pianeta è stata così viva. La COP25, appena conclusa, rappresenta purtroppo un esempio di quanta strada debba ancora percorrere la consapevolezza della necessità di salvaguardare il pianeta. Tuttavia, anche se a livello internazionale convivono sensibilità diverse, come il mancato accordo di Madrid testimonia, la centralità del tema della transizione ecologica equilibrata e sostenibile appare ormai un dato ineluttabile e condizionante delle relazioni internazionali.
il proposito della Unione Europea di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, che l'Italia sostiene con vigore, rappresenta uno sviluppo pienamente in linea con questa presa di coscienza e questo senso di urgenza, con l'aspirazione a divenire riferimento per buone pratiche. In secondo luogo, le elezioni per il Parlamento europeo, tenutesi nel luglio scorso, hanno registrato una partecipazione mai avvenuta in precedenza e una campagna elettorale che ha toccato per la prima volta in maniera diretta il rapporto tra cittadini e istituzioni europee. In uno scenario internazionale sempre più frammentato, l'Unione rappresenta un punto di equilibrio e l'ancoraggio a valori che vedono al centro la dignità della persona, garanzie di diritto e certezze di tutele. Esercitare tale ruolo presuppone acuta consapevolezza di come alla Unione Europea tocchi in sorte in questa congiuntura di presidiare con fermezza le ragioni di un multilateralismo equo e solidale, a vantaggio della crescita di tutti i popoli del mondo. Occorre il coraggio di una visione nella quale i singoli Paesi prendano consapevolezza che soltanto insieme si possono raggiungere obiettivi più alti, con benefici per tutti. Il ciclo istituzionale, appena avviato, rappresenterà un banco di prova del livello di ambizione dell'Unione Europea, a partire dal negoziato sul bilancio pluriennale, strumento di coesione e di vicinanza ai cittadini, nonché di proiezione nel contesto mondiale. Il bilancio sostiene un progetto di integrazione nel quale tutti i Paesi membri siamo stati, siamo e saremo beneficiari netti. Non è un esercizio tra chi contribuisce e chi riceve risorse, ovvero tra Est e Ovest d'Europa. E non può mancare una politica esterna diretta anzitutto ai Paesi circostanti, con politiche di vicinato e pre-inclusione per aree che, come i Balcani occidentali, hanno da tempo avviato un percorso importante. L'Unione non potrà dirsi completata sicché ne saranno esclusi i Paesi dei Balcani occidentali. La proposta di una conferenza sul futuro dell'Europa rappresenta un passo nella giusta direzione. È importante che le istituzioni europee si interroghino con tenacia a fronte dei passi avanti necessari sulla strada dell'integrazione, sulla opportunità di un cantiere che rafforzi la loro legittimazione democratica, con il coinvolgimento dei cittadini, dei corpi intermedi, dei parlamenti nazionali. A maggior ragione, ora che la decisione sovrana britannica rende Londra più lontana dall'Europa. Nel 1948, Alcide De Gasperi ammoniva che contro la marcia delle forze istintive e irrazionali l'unico antidoto è costruire una solidarietà della ragione e del sentimento, della libertà e della giustizia, e infondere all'Europa unita quello spirito eroico di libertà e sacrificio che ha sempre portato la decisione nelle grandi ore della storia. Una lezione che non cessa di essere attuale. I cittadini europei hanno il diritto di essere difesi e non travolti da eventi rispetto ai quali i singoli Paesi non potrebbero esercitare nessuna influenza significativa, a partire dai temi della sicurezza. In tal senso, i passi che l'Unione ha mosso con la convinta partecipazione dell'Italia, rafforzando i meccanismi che presiedono all'elaborazione di una politica estera e di sicurezza comune, muovendo inoltre attraverso la PESCO i primi passi nel campo della difesa, rappresentano un'evoluzione coerente con l'obiettivo di far compiere all'Unione quel necessario salto di qualità che proprio la conferenza sul futuro dell'Europa dovrà favorire a 10 anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Un salto di qualità complementare con l'Alleanza Atlantica che da 70 anni rimane garanzia di pace e di libertà.
un'alleanza che vorremmo sempre davvero strumento di solidarietà su tutti i versanti delle relazioni e in tutte le direzioni di strategia di sicurezza, con concreta uguale attenzione nei confronti di tutte le minacce, anche di quelle che in termini di instabilità e di terrorismo continuano a provenire dal quadrante meridionale. Solidarietà politica e comune visione in vicende come quelle che coinvolgono da troppo tempo la Libia sono indispensabili e sarebbero sommamente giovevoli. Eccellentissimo Decano, signore e signori ambasciatori, Alleanza Atlantica e Unione Europea e sul piano globale Nazioni Unite, agenzie specializzate, istituzioni finanziarie rappresentano il prodotto sofferto di una evoluzione progressiva dell'assetto internazionale, un'evoluzione che a partire dalle drammatiche esperienze del secolo scorso ha consentito di sostituire gradualmente ai rapporti di forza la forza del diritto. Il multilateralismo è la conseguenza naturale di questo progresso. E infatti, grazie a un metodo che ha allontanato le relazioni internazionali da una logica di somma zero, in base alla quale per prevalere occorre che qualcun altro perda, che nei quasi 75 anni trascorsi dalla fine del secondo conflitto mondiale abbiamo costruito progressivamente una procedura di prevenzione dei conflitti, stimolando l'interazione fra soggetti, favorendo la creazione di ulteriori numerose istanze di collaborazione, anche non formali. Pensiamo al G7 e al G20, alle organizzazioni regionali africane, asiatiche, sudamericane, il cui scopo ultimo è proprio quello di migliorare la cooperazione sui grandi temi. L'indebolimento del sistema multilaterale e il parallelo sviluppo di tensioni diffuse devono destare allarme. I recenti sviluppi nel Mediterraneo rafforzano questa preoccupazione, con dinamiche che trasferiscono i contrasti dal terreno politico a quello economico, a quello della gestione delle risorse naturali e viceversa. Anche a voi, attenti osservatori delle relazioni internazionali, non sfuggirà infatti come sia divenuto purtroppo uso corrente ricorrere al termine guerra per definire l'esistenza di un dissenso fra Stati, qualificandolo in vario modo, guerra economica, guerra commerciale, quasi ad attenuarne il significato. Al contrario, nulla affievolisce il significato del sostantivo guerra e ne risulta sottolineato il carattere nocivo di quei contrasti che rappresentano un rischio allarmante. In tale contesto, due sviluppi destano specifica preoccupazione. In primo luogo, il venir meno di strumenti posti a presidio del controllo degli armamenti, regimi istituiti per rendere l'intero pianeta un luogo per tutti più sicuro. Il ritorno alla competizione militare, insieme alla virtuale assenza di iniziative atte a elaborare regole riguardanti il contenimento di armamenti sempre più micidiali, rappresenta per l'intera comunità internazionale un segnale di regressione storica, gravida di rischi. Tanto più quando la corsa alla militarizzazione sembra allargarsi ad ambiti come lo spazio, l'Antartide o l'Artico, sin qui esclusi, e dove invece la cura di tutti era indirizzata all'ampliamento comune dei campi di conoscenza dell'umanità, prefigurando un futuro più collaborativo. Una involuzione che si registra anche su un altro piano, quello della libertà dei traffici e del commercio, condizione fondamentale per una crescita economica e sociale che favorisca la pace fra i popoli. Il corretto operare dei meccanismi previsti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio rappresenta un traguardo di civiltà giuridica che consideravamo acquisito. Dobbiamo notare che le difficoltà che si frappongono ora alla prosecuzione normale del funzionamento dei suoi organi giustificano interrogativi anche riguardo alla validità che può essere riconosciuta alle decisioni assunte dal WTO
nell'esercizio degli ultimi mandati. Eccellentissimo Decano, signore e signori ambasciatori, non si tratta di esaltare in astratto il multilateralismo, quanto di riflettere sugli strumenti e le metodologie con le quali la comunità internazionale intende affrontare il destino dell'umanità. Sono certo che dalla diplomazia, attività voltata al dialogo, al mantenimento di fruttuose relazioni fra Stati, potranno venire spunti e riflessioni utili al consolidamento di un ordine internazionale che eviti di far ricadere negli errori di un tempo non lontano. È un invito questo che estendo alle giovani leve della Farnesina per il futuro della loro attività professionale al servizio della Repubblica. Con questi auspici rinnovo a voi tutti, alle vostre famiglie, ai paesi che rappresentate, gli auguri migliori per le prossime festività e per un anno di pace.